con due pagine che io ho dovuto un po' tagliare, mi dispiace un po', ma insomma altrimenti i tempi non ci stavano. Il primo è Il voto alle donne, è tratto da La Squilla, pubblicato a Bologna 17 marzo 1906. L'argomento non è più nuovo, poiché esso è stato discusso in tutti i giornali con intendimenti pro e contro, e io farò in proposito soltanto alcune considerazioni da sottoporre specialmente al criterio delle lavoratrici, perché si formino un'opinione, la coscienza di un loro diritto per poterlo difendere e conquistare. E comincio con un'affermazione che è fondata sul principio di giustizia e di eguaglianza, per il quale, riconoscendo che la donna ha i medesimi diritti dell'uomo, ha pure quello del suffragio universale ed elettorale. Ma io vorrei che le donne conquistassero questo diritto non per le viottole contorte delle distinzioni, dei privilegi, ma per la gran via maestra del suffragio universale concesso a tutti, senza tener conto del sesso, della condizione e anche agli analfabeti. Una concessione del voto alle donne, alle sole donne istruite, sarebbe antipatica, è incivile. Le donne lavoratrici che secondo i criteri della vigente legge elettorale potrebbero acquistare diritto al voto sarebbero pochissime, perché specialmente nelle campagne sono ancora in massima parte analfabete. Analfabete non per colpa loro, ma per le tristi condizioni della loro classe che le obbligano al lavoro fin dalla tenera età, in cui, senza quella costrizione della miseria, avrebbero potuto recarsi a scuola. Analfabete per colpa della borghesia che le sfruttò fin da fanciulle per tenere bassi i salari agli uomini. Analfabete per colpa del governo e dei municipi che mantengono troppe poche scuole rurali e nemmeno alle poche facilitano la frequenza con la refezione scolastica. E oltre a offendere i principi di equità ed eguaglianza, si andrebbe incontro a un grave pericolo, a quello di raddoppiare la forza numerica dell'elettorato borghese senza contrapporre adesso i voti delle lavoratrici che soffrono le maggiori rivendicazioni da conquistare per sé e per i figli. Cioè, diciamo, sarebbe un arresto del progresso sociale. Perché la maggior parte delle professioniste, delle impiegate, purtroppo, no, fate le debite eccezioni, si recherebbe forse alle urne come vanno, che so, a messa? Cioè, senza convinzione, senza entusiasmo, voterebbero per il candidato messo innanzi dalla gente per bene o dal confessore. Io ho stima grandissima, anzi, dell'ammirazione per le professioniste e le impiegate che, rotta la tradizione per cui le famiglie delle medie borghesie avevano sempre allevato delle donne di casa, no, loro hanno saputo uscire dalle quattro pareti domestiche, conquistarsi sui banchi della scuola con lo studio un titolo, un impiego, una posizione economicamente indipendente, ma bisogna pur riconoscere, purtroppo, che in questo primo passo della loro emancipazione si sono quasi subito arretrate, arrestate, perché, no, anche qui con le lodevoli eccezioni, esse ben poco e di rado si sono interessate ai molteplici problemi sociali, politici, civili che si dibattono in paese, rimanendo molto spesso una massa estranea a tutte le agitazioni più nobili e giuste. Le donne operaie, malgrado la loro ignoranza, più di queste hanno contribuito a un miglioramento sociale e concorrono a prepararne dei nuovi, perché vivendo uguali agli uomini nel lavoro, negli stenti e nelle lotte, sono ormai nel fatto uguali ad essi anche nella coscienza dei bisogni e dei diritti e perciò
meglio preparate ad essere coscienti elettrici. E questo era l'altro invece intervento pubblicato dall'Avanti del 24 novembre 1901, ha per titolo Abitazioni coloniche ed è pubblicato poco prima di un congresso dei lavoratori della terra ritenuto molto importante. Scrive Argentina poeti e romanzieri idealisti nella loro cecità di esteti hanno belati versi e scritte pagine inzuccherate per descrivere la poesia della capanna, la poesia della casa rustica, cioè delle stamberghe, dico io, o meglio dei tuguri, degli antri in cui languono i lavoratori dei campi. È tempo che si guardi la questione delle case coloniche da un punto di vista che non sia più quello di un paesista o di un poeta, ma dal punto di vista igienico, umano, civile. Che cos'è infatti non le case, ma il dormitorio dei contadini? Vistone uno, salvo rare eccezioni, si sono viste tutte, e a due tipi si possono ridurre: quella di bastoni e paglia impastata col fango e quella di sassi, cioè la capanna e la casa, diciamo. Le capanne, bene adatte alle bestie, non all'uomo, sono un anacronismo nella vantata civiltà, una vergogna per il governo che le tollera, pur vantandosi avere un codice dell'igiene che tratta anche dell'abitato. E le case? Beh, trascrivo la descrizione fatta dal professor Selmi nel suo libro Riso e risaie, la quale, sebbene vecchia di 25 anni, risponde ancora purtroppo al vero, nulla o quasi essendo stato fatto per colpa dei proprietari e per l'incuria di chi dovrebbe far rispettare il codice di igiene rispetto a 25 anni fa. Il pian terreno, per lo più, si compone di una stanzaccia che serve da cucina e che sta attigua alla tinaia e parecchie volte anche di qualche altro ambiente dove dormono i coniugi della famiglia. Nel piano superiore, sotto un tetto sdrucito, dormono particolarmente le ragazze, che gli uomini per lo più passano la notte d'inverno nella stalla, d'estate nel fienile. Mentre nelle stanze inferiori si ammuffisce, nelle superiori si gela, nell'inverno si bolle nella calda stagione. Le stanze inferiori non sono selciate, quindi c'è terra, l'umidità vi domina, signora. Il pavimento in tal maniera si imbeve dei miasmi più putridi. La cucina, che per lo più accoglie la famiglia quando si ciba, è annerita del fumo e siccome le pareti annerite non ci rivelano ordinariamente gli altri inconvenienti, come macchie d'umidità, seminali di crittogame, eccetera, eccetera, così il contadino vive colà in un'atmosfera pestilente e mefitica. E per tali stamberghe ammorgate, ammorbate pure dal vicino letamaio e dalla stalla e dal porcile, i contadini pagano un affitto abbastanza elevato e in una condizione diversa dagli altri inquilini, perché non liberi nella scelta, o bene o male, debbano conciarsi in quella casa che è sul podere e spesso a fianco della superba villa padronale, lì come antitesi beffarda a umiliare il lavoratore. Approfittino dunque i contadini di questo loro primo congresso e del ben auspicato risveglio che si compie in faccia all'Europa per far sentire la loro voce anche su questo argomento.